Auguri, buon 2019, ci siamo lasciati nel Auguri! 2018, auguri Anna! Sì, ci siamo lasciati nel 2018, però il 2018 è stato per noi importante perché è nato Voucher, il nostro programma televisivo, Voucher, il turismo in onda. Il 2019 si prevede un anno ancora più strepitoso per il nostro programma. È vero, Pachi, abbiamo tanti eventi, tante novità che vi terremo E informati. come fare? Dovete seguirci sempre sulla pagina Facebook Facebook Voucher oppure su YouTube Voucher Turismo Turismo in in Onda. onda. E allora non sbaglieremo mai perché ci saranno tante tante novità. Ma siamo ancora in clima di festa, Esatto. cara Anna, e quindi dobbiamo iniziare subito alla grande parlando come sempre di una rubrica che ci sta a cuore dell'Italia. Esatto, parliamo della nostra bella Italia e visto che siamo ancora in tema di feste, ci siamo recati a Melegnano per mostrarvi qualcosa di unico, la casa di Babbo Natale che attira visitatori adulti e bambini ogni anno. Abbiamo intervistato per voi l'ideatore, nonché il sindaco della storica e splendida Meregnan. Amici di Voucher, siamo a Melegnano ed esattamente alla casa di Babbo Natale. Abbiamo il signor Massimiliano Goglio e la moglie Annalisa che hanno ideato questo progetto, non so come chiamarlo, La favola di quella, la Babbo Natale. favola di Di Babbo Babbo Natale e Natale. di tutte le festività natalizie. Ottimo, immagino. Allora, L'emblema il tutto delle feste. è iniziato tanti anni fa, nel 1980. Con la passione del Natale, con poche centinaia di lucine, poi nel corso del tempo, con le nuove tecnologie, i LED e tutto, abbiamo cambiato piano piano, abbiamo ideato questa illuminazione molto grande che gli amici l'hanno denominata nel corso del tempo la casa di Babbo Natale. Adesso è la casa di Babbo Natale con filiale di Melegnano. Posso chiedere quante luci ci sono in Quest'anno questo? per l'edizione 2018 le luci sono 483.000 e più. È un numero pauroso. Sì. La domanda che viene spontanea è, ci sono degli obiettivi ad aumentare? Perché so che tutti gli anni lei aumenta. Aumentiamo un pochettino. Allora, nel corso degli anni abbiamo sempre aumentato, però penso che adesso siamo quasi al limite perché non sappiamo più dove mettere le luci. Infatti. Allora, Melegnano era conosciuta un po' di anni fa per la nebbia. Adesso so che anche degli amici di Voucher, che seguono Voucher, siciliani, conoscono Melegnano per la casa di Babbo Natale. Penso che sia una No, bella soddisfazione. sì, è una grande soddisfazione, soprattutto per noi che non c'è nessun scopo di lucro, lo facciamo solo per passione e per far rivivere la favola del Natale, l'emozione di queste feste, io e mia moglie Annalisa. Annalisa, fuori è pieno di bambini. Penso che voi avete figli? No, no, Ah, no. abbiamo tutti i nipotini adottati. Bellissimo, quindi comunque date una gioia infinita a questi bambini che sono qua attaccati alla ringhiera, non possiamo inquadrarli, ma ce ne sono È la tantissimi. soddisfazione più bella. Esatto. Grazie, vogliamo fare un saluto, un augurio agli amici di Voucher per questo Natale. Auguri a tutti gli amici di Voucher e soprattutto che un po' di luce porti un po' di armonia, un po' di pace, un po' d'affetto a tutti, Di serenità a tutti.
Grazie, non ci resta che salutarvi e augurare a tutti buone feste, e buon Natale, buone feste, buon anno. Il primo cittadino di Melegnano, Rodolfo Bertoli, qui all'interno della casa di Babbo Natale. È un momento veramente particolare perché la luce è tanta a Melegnano e quindi è bello sapere che in questi momenti c'è bisogno anche in questo momento storico di luce. Assolutamente, devo dire che Melegnano, grazie a Massimiliano Goglio, è diventata famosissima in tutto il mondo, possiamo dire, perché so che ci sono riscontri anche dagli Stati Uniti e dall'Australia, perché Casa Babbo Natale con queste mille luci, anzi centinaia di migliaia di luci, con tanti bambini, basta vederli qua davanti, è un'emozione unica, ogni anno si rinnova, è un'atmosfera magica, prepara Natale in un modo fantastico. Diciamo che però Melegnano con il castello che affascina, con questa attrazione internazionale io direi, è un po' un fiore all'occhiello proprio della Lombardia anche. Assolutamente, perché devo dire che qui basta veramente girare per Melegnano, tutti chiedono dov'è la Casa Babbo Natale, però il progetto sul castello è un progetto ambizioso che abbiamo, che certamente poi Massimiliano ci aiuterà a valorizzare, perché anche in quel senso abbiamo avuto più progetti, più possibilità, ma nei prossimi anni questo progetto avrà concretezza. Le feste proseguono e quindi un augurio lo facciamo a tutti i telespettatori di Voucher. Certo, auguri a tutti i bambini soprattutto, e venite a Melegnano a vedere la Casa Babbo Natale perché è un'emozione unica, quindi venite, vi aspettiamo, grazie. Che grande questo ingegnere, ha reso veramente Melegnano unica. Ma so che la vedono veramente, arrivano da tutto il mondo e se ne parla in tutto il mondo di questa casa di Babbo Natale che però esiste già da tanti anni, sì. In Italia, da quanti Io anni? Io ho seguito da quasi da oltre 20 anni, io ho seguito anche i vari processi di sviluppo, questo aumento tutti gli anni di... E poi anche il sindaco, dobbiamo dire, una persona brillante che è stato così carino a rilasciarci questa intervista e soprattutto ci siamo, auguri 2019! Un bellissimo castello, ricordiamo che c'è anche un bellissimo castello. Le bellezze dell'Italia sono infinite, ma noi siamo ancora a Natale, la gente vuole divertirsi, vuole andare in vacanza, ma noi li stupiremo i telespettatori, perché? Perché dal freddo, diciamo, di Milano parliamo anche di paesi caldi. Iniziamo alla grande il 2019 per parlare di una meta sognata tutto l'anno e che in questo periodo delle vacanze è molto gettonata, ovvero le Maldive. Le Maldive sono un paese tropicale nell'Oceano Indiano, composto da 26 atolli ad anello, formati da più di 1000 isole coralline. Queste isole sono famose per le spiagge, per le lagune di acqua blu e per le lunghe e infinite barriere di corallo. Ci troviamo in paradiso, ci troviamo alle Maldive, gli amici italiani, e chiediamo alla dottoressa che si chiama, your name? My name is Fatima Tafra. Che rappresenta le Maldive, ci parli del suo paese, I want to know your country. Well, Maldives is a paradise. We have over 1,100 islands. It's so beautiful there. You have beautiful white beaches and beautiful underwater world as well. Please, allora traduciamo. Le Maldive sono un territorio bellissimo con oltre un migliaio di atolli, spiagge meravigliose e soprattutto un meraviglioso paesaggio sott'acqua. Perfetto, i tre punti di forza? Tre punti di forza? Translate. Three best things to do in the Maldives. It's a place for total relaxation. It's the pure sandy beaches and total privacy.
and you have the underwater world with the most beautiful colorful reefs and beautiful fishes, and also you can experience the unique culture of the islands, the people. Per finire, il rapporto e l'ospitalità, spieghiamo cosa ha detto e poi terminiamo. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma i tre punti di forza sono relax e privacy, quindi il fatto che i turisti possano veramente godersi il relax, il paesaggio marino, i pesci meravigliosi e la barriera corallina, il terzo è la cultura, che è unica per l'isola delle Maldive. Terminiamo con l'ultima domanda che faremo, ovvero il rapporto tra i turisti italiani e l'ospitalità delle Maldive. Which is the relationship between the Italian tourists and the people of the Maldives? We love to welcome the Italians in the Maldives. In fact, the very first tourist who came to the Maldives was an Italian. And since then, it has been one of the most important tourism markets for us, and we love to welcome everyone to the Maldives. Noi ringraziamo l'ente del turismo, ringraziamo la nostra interprete e andiamo tutti, come sempre, se possiamo, alle Maldive.
che posti meravigliosi, veramente eccezionali. Cari amici, allora vi esortiamo anche, visto che siamo nel 2019 e quest'anno faremo una meravigliosa voucher cruise, quindi andremo a visitare i posti belli del Mediterraneo, Marsiglia, e poi raggiungeremo Barcellona, in concomitanza anche con la crociera, mini crociera di danza classica No Under 40, quindi noi ci saremo e vi aspettiamo. Dovete consultare la pagina voucher, così entrerete in contatto con noi. In occasione dell'arrivo del nuovo anno siamo andati tra la gente a carpire dei pareri sulle aspettative sia turistiche che di vita. Vi facciamo ascoltare cosa hanno rilasciato ai microfoni di voucher. Amici, anno nuovo 2019, andiamo a curiosare, vediamo cosa si aspettano i nostri amici di voucher dal 2019. Beh, un po' di salute come prima cosa e poi vedere questo paese andare verso un futuro migliore. Signora, e lei cosa si augura? Che cosa debba succedere per stare un po' meglio? Per stare meglio, un po' di serenità, direi. La serenità! 2019, turismo, vacanze, cosa vi augurate che succeda? Ci auguriamo di andare, allora, ne abbiamo parlato, le Baleari. Esatto. Le Baleari, speriamo di andare alle Baleari. Perché? Perché allora l'anno scorso siamo andati in Puglia, bellissimo, e vogliamo provare ad andare da qualche altra parte in giro per l'Europa, visto che... E sei d'accordo oppure hai qualche altra idea? Sono d'accordo e spero vadano bene gli esami all'università in modo da avere tutta l'estate libera per andarci. Un po' di serenità. La serenità è importante, quanto vale? Non ha valore. E noi che parliamo di turismo, dove andrebbe in vacanza? Già programmato il 2019, dove la porterà? No, è un foglio bianco ancora, quindi speriamo che sicuramente in montagna. Tutto da scrivere. C'è una curiosità, perché non solo si è chiuso in bellezza il 2018, ma vedo che si proietta per un grande 2019 una laureanda, seconda laurea ho saputo. La laurea, la prima scienze infermieristiche, la seconda in economia, economia e commercio. Cosa si augura dal 2019? Mi auguro sicuramente di cambiare lavoro e tanta salute e serenità. E siccome parliamo di turismo, signora, lei invece per il 2019 cosa si augura? Dove andrebbe in vacanza? A Cuba. Una bella vacanza calda? Caldissima, caliente. Ci facciamo un augurio per il 2019 tutti? Augurissimi a tutti e buona serenità a tutti. Auguri ragazzi. Auguri, buona festa. Come ti chiami? Io e lei mi chiamo. Davide, piacere. Dove innanzitutto la vacanza per il 2019, dove vi potrebbe proiettare? In montagna voglio andare, farlo bella vacanza là. Ma dove? Stiamo cercando di prendere casa in montagna, non sappiamo ancora dove. Forse, se no in Trentino andiamo, dipende. Quindi la sciata non può mancare per il 2019? No, quella no, quella no, quella inaugura il buon 2019. Esatto. Ragazzi, allora fate un augurio a tutti i telespettatori di voucher. Ciao italiani, ciao. Ci vediamo. Ed ora guarda chi c'è, ho trovato anche Anna Di Maria. Anna, ma chi? Dobbiamo fare gli auguri a tutti per un buon anno 2019. Auguri a tutti e buone vacanze a tutti. Auguro delle bellissime vacanze 2019 e che sia effervescente, eccezionale, meraviglioso. E ricordatevi che il 2019 ci sarà sempre voucher, il turismo in onda. Cari amici, che bello, ognuno l'ha raccontata a modo suo, perché veramente c'erano persone che si sono soffermate anche su quello che bisognerebbe ottenere di più per stare meglio. Secondo te, Anna, ma per stare meglio tutti i nostri amici di voucher, di cosa avrebbero bisogno? Un po' più di empatia, di rispetto, di educazione che sempre più manca. E comunque anche tanta allegria, perché c'è tanto pessimismo in giro e secondo me ci vorrebbe un po' più di
di carica positiva. Va bene Anna, sono d'accordo con te, anche loro sono d'accordo. Noi abbiamo degli amici adottati per queste feste, poi ci lasciano, se ne vanno perché inizia poi a far caldo, noi andremo al mare, quindi sarà così. Anzi, volevo ricordare anche che considerando che c'è la mini crociera, adesso apriamo un argomento, perché in questa crociera ci sarà anche Alina Quintana. Alina Quintana, certo, che è il personaggio giustamente che noi stiamo seguendo, che ci dà consigli, che ci parla di tante cose belle. Cosa succede perché adesso? Ha tanto da dire, ci ha spiegato il suo metodo attraverso il libro, attraverso la teoria, e adesso passerà alla pratica proprio. Quindi ci farà vedere, ci mostrerà i suoi esercizi, gli esercizi e come praticamente sarà effettuata una lezione. Vedremo il primo momento, ovvero di una lezione, la sbarra a terra. A te Alina! Amici di Baucher, sono contentissima perché oggi mi trovo in una sala di danza classica dove ci tengo moltissimo a farvi vedere quali sono gli esercizi che si seguono nel metodo danza classica No Under 40. Nella prima fase, la sbarra a terra, è dove faremo un lavoro tutto posturale. Se siete delle donne che avete dei problemi alla cervicale, problemi di spalle, problemi di schiena, questo lavoro andrà a lavorare proprio su questi limiti. Ora non ci resta che iniziare. Bene, seduti a terra, anche così come mi trovo io, inizieremo a riscaldare le nostre spalle in avanti 8 volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbassiamo le nostre braccia qui al suolo e poi le alzeremo qui sopra la nostra testa, in linea con la nostra testa, e poi le abbassiamo forte in giù per abbassare le spalle. Quindi queste spalle di tensione le riportiamo giù. Lo faremo per 8 volte. 1, giù. 2, giù. 3, giù. 4, spingo giù. 5, 6, 7, 8. Come avete visto è molto facile. Passiamo al secondo esercizio e ultimo. Mi metto così di profilo in modo che mi vedete. Da qui andiamo a salire con le due braccia unite a forma ovale sopra la nostra testa e poi li abbassiamo giù. Anche queste per abbassare le spalle e aprirle indietro. Quindi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apriamo. E poi indietro per aprire bene le spalle. Mi raccomando, tenete sempre la schiena dritta e usate gli addominali. Ok, benissimo, abbiamo appena finito. Come vedi, anche se pensi di non poter fare danza classica da grandi, questi sono semplicissimi esercizi che seguiamo io e le donne sopra i 40 anni alle lezioni di danza classica No Under 40. Ci vediamo al prossimo video. Alina Quintana, veramente cari amiche e care amiche e care amiche, vi ricordo che vi potete mettere anche in contatto con lei se volete fare danza. Quindi non dovete fare altro che consultare il suo sito www.alinaquintana.it se volete approfondire la lezione. E quindi tutto questo ci permette poi di portarci fino alla Voucher Cruise, dove ci sarà all'interno anche uno spaccato dedicato alla danza con Alina Quintana e la danza classica No Under 40. E dopo Alina parliamo, amici di Voucher, di un nuovo modo di fare vacanza. Coniugando lusso a contatto con la natura si ottiene il glamping. Vi facciamo visitare quindi una struttura a Venezia. Mm-hmm.
È finita la prima puntata dell'anno, Anna! È stata bella però, mi è piaciuta perché ci abbiamo messo tanta, tanto amore e passione. Auguri a tutti voi, buon 2019! Buon anno, buon anno a tutti e ricordatevi sempre di visitare la nostra pagina Facebook Voucher e il canale YouTube Voucher Turismo in Onda. E dalla prossima settimana vi parleremo di altre iniziative molto belle che toccano le famiglie, la famiglia al centro dell'attenzione. Questo è l'augurio che noi gli vogliamo fare, perché la famiglia è importante, è tutto il divertimento che poi ne deriva. Ma nonostante ciò, termina la puntata, la prima puntata, ma noi dobbiamo sempre ricordare che Voucher è il turismo in onda!